Ciao bagaglioni, day 2, seconda mardomacchina da resuscitare insieme a questi bellissimi bagaglioni, senza baga, molto ioni. Sono leggermente stanco oggi, leggerissimamente, ma andiamo. Andiamo a vedere questa A4 senza perdere tempo, perché poi, come al solito, il video light della lavorazione leggera sarà disponibile a breve sul canale. Tutti gli argomenti invece, quelli più tecnici e quelle robe lì, verranno montati in modo integrale in area Wipset. Potete abbonarvi solo da PC e Android, perché Apple e Google si scordano a manetta. E nel caso poi potete, una volta che avete attivo l'abbonamento, li vedete ovviamente anche da iPhone e iPad. Bene, iniziamo con questa A4 nera metallizzata, conciata malissimo, con difetti completamente diversi da quelli della Mercedes SLK di ieri, che ha fatto dormire sonni poco tranquilli alla ciurma, ma che è stata recuperation. Allora, c'è una situazione a livello di disastro epico, atomico, fantasmagorico, che ovviamente in camera è ottimizzato. E adesso, visto che non mi credete mai quando vi dico che le telecamere ottimizzano, guarda qua, cioè, qua c'è un segno da carteggio animalesco. In generale la macchina è riverniciata, diciamo, a sprizzi sprazzi, spizzichi e bocconi, abbastanza in modo curioso, però insomma, qua, a differenza di ieri, da carteggiare praticamente non c'è nulla se non due caccatine. Anche qui c'è una sfumatura stranissima che finalmente, questa in video si vede, vedete? Questa sfumatura stranissima, cosa sarà? Sarà un'altra roba tipo quella dell'SLK, che alla fine si è dimostrata recuperabile solo parzialmente, o no? In più qua, guardate qua, qua c'è il trasparente che ormai è partito. Per il resto è inutile che vi annoi, si tratta di una macchina in pessimo stato a livello di vernice, che però richiede solo lucidatura, ma lucidatura che deve essere fatta, se togliamo le pause, in 6 ore. In 6 ore. E siamo in 10 bagaglioni. Più uno nasello, 11. Che nasello è bello grasso, magari anche 12. Ovviamente, quello che faremo, come abbiamo fatto sull'SLK, è portare la macchina ormai a finitura, non a superfinitura. Questo sarebbe impossibile, ma la superfinitura, ricordatevi sempre che una volta che la macchina è a finitura, è proprio una passeggiata de salute. La può fare anche una persona che praticamente magari ha preso in mano la lucidatrice 25 minuti nella sua vita. La rotoscorreggia. Namoso che qua ghe de laura. Bagai! Allora, quindi ricapitoliamo al volo che iniziamo. Questa cerchiamo di recuperarla qua. Il nostro amico Carlo Zaro ha scoperto un altro misfatto e cerchiamo di mandare Fabrizio a comprare quello che ci serve, e quella roba qui cerchiamo di recuperarla. Ho in mano un Kovacs, un Tolekat, che adesso darò a uno dei bagaglioni carrozzari che ci sono qui oggi. È una carteggiatura a secco, cerchiamo di tirare perlomeno in piano. Io cercherei, senti che è alto? Cerca solo il piano, non dobbiamo eliminarlo probabilmente tutto, perché vediamo anche se si strappa il trasparente o no. Da qui adesso capiamo se è recuperabile. È ancora alto. È ancora alto. Mi sembra lavorabilino. Anche a me, anche a me. Secondo me lo puoi spianare. No problem, perché lì eventualmente il fumo che abbiamo della vernice, tutta questa sfumatura qui si riesce a togliere lucidando anche, in modo un po', ma si può. Allora, situazione gravissima. Occhio,
Ma chi se ne frega? Sono abituato, ora di sera. Ma dov'è che mi sono tagliato? Qua, forse. È il labbro che perde, a cui il labbro si può fare male. Ma non può perdere il labbro. Ma Dio, aspetta, vado a vedere che cazzo... No, ma mi sono sfregato qua. Le possibilità sono solamente partire con una rotoscoreggia a microfibra, ci impieghiamo 6 mesi a fare la macchina, i tamponi in microfibra quanto costano? 25 euro l'uno? Calcolate che col calore che produce la rota orbitale, come minimo per fare una macchina del genere 8 tamponi di bruci, minimo. 25 per 8 quanto fa? 68. Ingegnere 400. 25 per 8 fa 200, però abbiamo solamente risolto il primo dei problemi. Altra cosa, la leggenda che la rotativa crea un calore pazzesco che è pericolosissima e quelle cose lì, in realtà è una puttanata atroce, perché la rota orbitale scalda il quadruplo della rotativa. Quindi poi hai trasferimento di calore dal motore, ci sono un sacco di variabili. Alla fine, andando aggressivi, cioè aggressivi, mai fa ridere questa parola, andando a correggere la merda con la rotoscorreggia, scaldi 4 volte di più che con la rotativa usata correttamente. I tempi di lavorazione ovviamente sono molto diversi, però hai... Ciao! Hai il discorso che per farlo con la rotoscorreggia ci vuole niente, per farlo con la rotativa ci vuole manico. Ci sono più tecniche, comunque sulla rotativa calcola che hai coinvolte diverse forze. Hai coinvolta la forza della rotazione, hai coinvolta la coppia torcente, che è la forza che ti accompagna il giro, che sembra una cazzata, però... ad esempio, questa è una macchina con bassa coppia torcente e non è normale che parta a 700, perché se tu usi questa a 1200 è come se usassi una Festool a 800 giri, ed è la coppia torcente. Seppure il giro sia minore, questa forza che ti accompagna al giro è quella che ti dà la differenza. Hai altre forze coinvolte, che sono la superficie di contatto. Se calcoli che la rotativa, in qualsiasi modo, anche se tu metti il prodotto qua, alla fine della lavorazione te lo porta all'interno. Quindi avrai, nel momento in cui queste macchine qua si imbizzarriscono e diventano ingestibili, quasi sempre il problema, oltre che della temperatura, oltre di cazzi, mazzi, bubole, il problema è che ti si è accumulato sotto, che non lo vedi, molto prodotto secco nella struttura qui del tampone, che è quella che, a differenza di quanto si pensa, è quella che produce più calore, questa parte, nel momento in cui viene coinvolta questa parte. Quindi la chiave è sempre soffiare, soffiare, soffiare. Arrivi a un certo punto che però soffiare non basta più. Ad esempio, anche questo tampone che è stato usato ieri, se lo senti con il dito qua in mezzo, ha dei pallini. E se riesco te ne tiro fuori uno. Adesso quando arriva Fabrizio ce li facciamo dare nuovi. Questo potrebbe essere un problema di comfort e di finitura, perché nel momento in cui tu hai questi pallini, li potete sentire col dito qua, proprio in mezzo, mettete il dito. Senti? Li senti? Come dei pallini. Polish. Quello è, dopo aver utilizzato, ieri abbiamo utilizzato 3 tamponi sull'SLK e nonostante siano stati soffiati e tutto quello che vuoi, e questa parte esterna, il bordo sia bellissimo e non è stato lavato, qua abbiamo un problema.
Adesso cerchiamo comunque di soprassedere a questo vizio di forma. Le tecniche di lucidatura colorotativa adesso ve le faccio vedere. Poi, in base alle vostre skill, vediamo qual è al momento quella più adatta per voi per portare a casa il risultato. Calcolate che la cosa più difficile da fare con la rotativa è utilizzare le spugne dure. Per il resto, diciamo che ci sono diverse tecniche che vanno utilizzate in determinate situazioni, o meglio, per la rotativa non c'è nessuna tecnica che sia un Vangelo, perché è uno strumento talmente complesso, versatile, che fa tutto, dove il padrone sei te, e non è che sei legato a una macchina che fa quello che può fare, come fa la rotoscorreggia, mentre sei tu qui che dici alla macchina: cazzo voglio fare. Altra cosa, le scan grip, poi andremo a vederle quando andiamo a fare le fiancate. La cosa peggiore che voi potete fare è puntare le scan grip sull'area di lavoro. In questo caso, seppure andando a misurare con un termometro la temperatura della carrozzeria, potrebbe essere identica a quella di una scan grip spenta, per irradiazione, cosa succede? La luce irradiata sotto il trasparente ti scalda la struttura sottostante della vernice, arriva fino al fondo. Questo si traduce poi in compound, polish, tutte queste cose qui che si accorciano in maniera... Già sono tutti corti adesso, tranne quelli per carrozzieri che sono ancora abbastanza lunghetti. Anche il Kartek, il 3000, quello taglia di più di Ultracut, però è più per carrozzeria. Perché se non lo usi molto lungo con rotativa rischi di coprire. Però se lo usi bene taglia più di Ultracut, rifinisce peggio di Ultracut. Non li andiamo a usare. Oggi andiamo a usare solo Ultracut e Fixer e portiamo a casa la macchina. Poi, la questione scan grip, ricordatevela che è importantissima sulle fiancate soprattutto. Se lavorate su macchine con vernici morbide, io l'ultima volta mi sono dimenticato questa cosa facendo una Subaru rosso pastello che si tagliava con un medio e un tampone quasi morbido. Alla fine della lucidatura non riuscivi più a togliere il polish, non riuscivi più a toglierlo, cioè incollato sul trasparente, addirittura da doverla poi tagliare in modo tosto per levare quella merda che non veniva via neanche con Veritas puro. E ci sono diverse circostanze. Ricordatevi sempre di lavorare per irradiazione inversa, poi la vediamo sul... Con la rotativa, il problema che abbiamo con la rota orbitale è che per tagliare distruggeremo 1800 tamponi, non esiste. Abbiamo comunque questo problema che nel momento in cui sentiamo del residuo pallinoso qui, proprio nel buco, va tendenzialmente sostituito e cambiato il tampone. Appena arriva Fabrizio. Va sgrassato, qui ti serve uno sgrassatore proprio, tipo, non di quelli tosti se non rovini le fibre, però tipo HP12 o similare, non conosco un similare ad HP12, non so se esista. Safety Clean, può essere. Spazzolato. Non in ammollo. E poi lo metti in ammollo. Comunque... con la rotativa e la lana il polish non si mette mai sul tampone, mai. Orologio 10:10, questo penso che lo sappiate, il movimento lento è questo, poi ovviamente veloce. Una delle cose che immediatamente avete raccolto il prodotto, dovete creare un minimo di pressione sulla testa per spalmarlo in modo uniforme, perché se non fai nessuna pressione il polish lo spalmi un po' alla cazz di cane. Quindi ci sono le tecniche tradizionali che, usata in questo momento con questa impurità dentro il tampone, probabilmente ci darà fastidio.
Non abbiamo bisogno di molto giro, adesso abbiamo il tampone scarico. Prevede un utilizzo totalmente piatto della macchina. Dobbiamo rinforzare di prodotto il tampone scarico, se no non ce la facciamo e salta. E qua. Sì, anche 5, anche... Però è un'area molto piccola questa. La tecnica tradizionale è quella che prevede davvero un utilizzo piatto della macchina con un po' di pressione sulle prime due. Sì, intanto via la macchina conciata a merda, anche se sulle prime due fasi di lavorazione di taglio abbiamo pressione, che immediatamente andremo a mollare e i polish corti, ormai sono tutti corti come vedete, abbiamo già finito. Ce l'abbiamo qua, pronto soccorso, ma poi è un taglietto di merda piccolissimo. Mazzo, mi sono bucato la vena, esce tutto il prosecco di ieri. Le bolle blu. C'ho le mani talmente sporche che se me lo metto probabilmente prendo il tetano, però fa niente. Aspetta, Perché qui scrive pill anche qui? Anche qui devo pillare? Sì, devo pillare. Oh figa, guarda qua. Cane, era meglio non pillare. Ascolta, lasciamolo così. Poi, una volta che siamo in questa situazione, ormai è inutile andare avanti con il taglio. Qui sì, qua non c'è molto olio, detto sinceramente, perché a questa situazione diciamo che l'abrasivo l'hai già distrutto e non hai bisogno di alto giro. Qua però, andando a fare un altro rinforzo, riusciamo a portarci, alzando la velocità del movimento, la danza. Guarda come quell'impurità al centro del tampone, guarda, non sta saltando molto, però rompe il cazzo mica da ridere, se ci fai caso. Usando una lana con un compound lubrificato, diciamo che questo non dovrebbe accadere. Il problema è qua. Quando arriva Fabrizio, gli chiediamo uno o due nuovi. Facendo così, abbiamo lavorato in tecnica standard. Allora, in tecnica standard. La tecnica standard, questa va benissimo su quando devi lucidare con la rotativa, correggi bene anche, però su situazioni gravi è probabile che tu debba salire di prodotto, utilizzare un compound ancora più forte. Quello che noi andremo a fare adesso invece è un'altra cosa. Noi andremo a fare, utilizzando sempre le variabili che ci sono in gioco, giro, coppia torcente e angolo. Allora, l'angolo cosa fa sì? L'angolo fa sì che la superficie di contatto sulla quale agisce la coppia torcente si riduca. Della serie che avrai un'incisività maggiore del taglio su quell'area, proprio per il discorso non tanto che inclini, ma proprio per questo fattore di coppia torcente che si va a distribuire su un'area che è come minimo un terzo. Essendo un terzo, il vantaggio che hai è un vantaggio soprattutto di temperature. Allora, tagliando in tecnica classica, arrivi al 100%. Io qua faccio un altro passaggio. Questi sono graffi quasi da carteggio. Graffi o ologrammi?
Allora, calcola che... No, potrebbe essere un segno di lana. Segno di lana, ma niente di che, è una roba che togli con una scoreggia. Il discorso è che facendo così ho il grammi molto meno, ma non così tanto meno, perché comunque dell'ologramma, nel momento in cui stiamo seccando come disgraziati, ce ne può fregare relativamente. Quando ci deve interessare l'ologramma mentre stiamo seccando con i disgraziati? Quando abbiamo scaldato. Infatti dopo ogni tipo di lavorazione, qualsiasi essa sia, compresa questa, dobbiamo sentire con la mano subito, immediatamente, la temperatura del supporto. Questo, tra l'altro, è ancora tiepido, non è caldo, quindi è per quello anche che qui il polish durerà molto meno, perché ti basta l'irradiazione da sotto del motore, che seppure non sia un cofano caldo, ma non è un pannello freddo. Cioè, se tu tocchi il tetto o quelle robe lì, c'ha 10 gradi in meno. Comunque, almeno qua la vediamo bene. Un'altra tecnica che tu puoi usare, perché ce ne sono diverse, dipende cosa devi fare più che altro. Quando tu, qua abbiamo dei segni, che, questo è un segno praticamente da carteggio, questo non è un segno risolvibile con la lucidatura. Verticale? Questo il sì. Segno da carteggio? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Allora, una volta che ti sei spalmato il polish, tu ti fai un rinforzino. Noi abbiamo bisogno di distribuire il prodotto principalmente sull'area che andremo a utilizzare del tampone, che sarà in questo caso questa. Non andiamo a fare nessun rastrello oggi, andiamo a utilizzare tecniche molto più sui rastrello, poi al massimo su qualche difetto spot, ma non è indispensabile. È indispensabile su vernici estremamente dure come i gel coat, tipo la vernice Armored del G-Class, quella a pagamento che la fai la super finitura col compound, se no non ha senso. Adesso andiamo ad utilizzare di taglio, quindi ci facciamo un attimo di priming, dritti, e poi un po' di priming inclinati, senza usare angoli estremi. In questo caso cosa andremo a fare? Ve lo faccio vedere piano a velocità 1 e poi andiamo a correggerlo. Il fanculo. La cosa che tu vai a fare, sto tampone è da cambiare, non scorre. Allora, la cosa che tu andrai a fare è quella di inclinare e di applicare una leggera pressione. Se la vedete da questa parte lo vedete meglio, magari. Vedi? Guarda, se sei su un pannello orizzontale, il massimo del controllo lo hai tenendo la macchina qua, in questo caso. Non devi mai e poi mai lavorare a secco. Cioè, tu nel momento in cui lavori inclinato e non hai sottoprodotto, fai un disastro. Non solo, non solo. Neanche, più che altro, fai una merdata di roba, perché non tagli molto, ti dico, scaldi e basta e... Poi tagliamo anche così, non c'è problema. Le rotative girano tutte così, tutte. Non esiste una rotativa che gira al contrario. Ma non ha senso metterlo... Nine. Quindi, praticamente, quello che vai a fare, avendo un'inclinazione minore, possiamo in fase di taglio alzare un pelo il giro. Più l'inclinazione andrà ad alzarsi, più no, il giro che noi dovremo avere è più basso. Quello che noi andiamo a fare, adesso ci prendiamo, occhio, ci prendiamo ancora il polish qua. Occhio alla lavorazione dei polish in fase di stesura, fatelo veramente molto velocemente, ma non per altro. I polish nuovi sono troppo corti. Quindi più perdi tempo, già l'hai consumato. Io in questo momento con questa macchina qua vado a 1500 giri, che è velocità 3,
che sono 1000, a livello di performance sono circa 1100-1200 con una Rupes 19, circa 900 giri con una Festool, non di più. La cosa che andrei a fare è quella di prendere, applicare pressione, girare, tornare indietro, applicare pressione, tirare sulla stessa area, pressione, quando finisci rientri, abbassi il giro, è troppo caldo sto cofano comunque, cioè sto polish mi sta durando un terzo di quanto dovrebbe durare. Cosa, tipo Zenith? No, non c'è nessuna Zenith, né tra l'altro. Allora, sentite la temperatura? È gelata. Guardate la differenza di correzione tra qua e qua. Guardate l'uniformità del quadrato, e che non abbiamo ancora fatto nessun processo per uniformarlo il quadrato. Guardate l'ologramma, trovate più ologrammi sulla tecnica classica o su questa? Su quella classica. Bene, vedo che ci siete arrivati. Potete prendere una scangrip a mano. Ah, è un ologramma questo, non è la fine. No, ma questo è la fine del taglio. Io ologrammi non ne vedo. Io vedo solo che è più sbiancata. Allora, qua l'ologramma è leggero, ma c'è. La finitura, qua è la fine del pannello. Qua è comunque la fine del pannello. Sì. No, qui si vede l'ologramma. Sì, no, c'è. Vabbè, lo fai vedere, Pippo? Guarda la riflessione della lampada. Guarda che di qua, guarda di qua. Guarda. Eccolo qua, guardalo qua. Dov'è. Ok. Qui non vi dico che non c'è l'ologramma, lì no, c'è ancora del merring. Qua c'è un po' di sbiancamento, ma la riflessione dell'immagine è molto più definita. Ma questa è più bella come riflessione. Esatto. A questo punto, sì, quanto ci ho impiegato? 10 minuti. No, 10 minuti, porco d***o. Scusate, taglio. Cioè, vabbè, cioè 30 secondi? Vabbè. 30 secondi. Allora, con una bella amata rotoscorreggina con la microfibra per fare un 40x40 su una vernice conciata così. 5 minuti. Sì, per un 40x40 sì, però. Sì, sì. Poi, adesso, qui abbiamo un segno gravissimo. Quindi, ciò che andremo a fare è ancora, un po' una merda sta prolunga. Ciò che andremo a fare, io voglio arrivare con al massimo 2 rinforzini a togliermi dai coglioni sta cosa. Poi vi faccio vedere come uniformare la finitura, poi iniziamo a lucidare, pian piano vi faccio vedere anche altre cose che ho intenzione oggi di farvi vedere.